L'Afri a Florenza. Yeah. Là, là. Eccoci! Grazie, grazie. Grazie a te. Veramente grazie a te. Viaggione, eh? Merita, dai. Merita. Andiamo a casa. Sì. Quante persone hai dentro adesso? All'ospedale, non si può sapere. Non si può sapere. Difficile. Perché prendi tutti tu? Ma che devi fare? Bisogna prendere. Queste qui sono le urgenze che arrivano in tutti i casi. Oggi è arrivato purtroppo un ustionato bruttissimo. Bruttissimo, non so se ce la farà. Mamma mia, quanta gente. Stasera dopo faremo un salto, perché cioè, alcune cose devi vederle, poi certo, digerirle un po', certo, e vedere, ma questa c'è l'ospedale finiva là, il resto l'abbiamo aggiunto e poi dietro abbiamo allungato tutti i reparti, 2 o 3 volte. Mamma mia. Questa è la famosa pediatria nata dal morbillo, certo, dalla morte di Paolo Giorgetti, e questa è... No, no, non è la tesi. Questi sono bambini curati, ricoverati, con un numero ma non un letto. Sono mamma bambino e queste qui sono le stanze di terapia intensiva che erano 4 letti e sono 7 o 8 e sono 9 e una buona parte di questi sono qui per tifo perforato. Un chirurgo oggi in Europa fa 40 anni non ne vede uno, noi ne abbiamo almeno 320-150 anni. Non c'è il rischio di contatto con altri bambini? Non hanno altre soluzioni, dici? Tanto che sono qui poi non è un grosso problema. Bonsoir. Merci, merci. Questi qui sono già stati operati tutti e 2. C'hanno ancora la sonda nasogastrica perché non possono prendere niente, anzi bisogna far uscire quello che c'è di troppo. Wow. E questo qui è un po' il centro, la centrale operativa. Adesso io vorrei tirarli fuori, voglio organizzargli una sala visita a parte in modo che qui non siano schiacciati. Senza parole. Questa, ci sono almeno 21 letti di terapia intensiva più quelli di stabilizzazione. Bonsoir. 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 E qui per fare la terapia, vedi, suonano col fischietto e vengono, ognuno ha il suo numero. Eh sì, se no come gli trovi? Eh sì. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. A volte siamo arrivati a 350 bambini e i letti sono 115, per cui la veranda per fortuna è grande ma è ancora troppo piccola, e ogni lunedì, ogni venerdì ne fanno uscire in generale almeno una cinquantina di guariti. Però nel frattempo ce ne sono parecchi che sono usciti nuovi. Qui arrivano da tutti i paesi in vengono soprattutto dalla nostra regione, perché la nostra regione è una regione particolarmente cattiva per malaria. Non è che arrivano tutti tardi, arrivano proprio che hanno fatto terapie indigene, che sono passati indispensabili, che hanno provato, e noi vediamo quelli che arrivano, ma non vediamo quelli che muoiono. Per strada sicuramente una buona parte muore prima di arrivare. Le mamme a volte tirano giù il bambino dalla schiena e è già morto. Voilà, oh, bonne arrivée. Ça va? Allora, vediamo un po' la sua situazione. Questo ha avuto un incidente e si è rotta la colonna vertebrale, ma si è rotta in modo così terribile che non c'era altra possibilità che mettergli una placca per cercare di tenerlo diritto. Non c'è un neurochirurgo, ho dovuto farlo io utilizzando una placca per la tibia della gamba, e il midollo vertebrale è stato distrutto. È stato distrutto anche perché quando c'è stato l'incidente è stato trasportato con una moto all'ospedale e i movimenti hanno completamente distrutto il midollo vertebrale. Questo qui è un paralizzato per sempre. Facciamo una specie di ciambella con una camera d'aria di Vespa, è la misura giusta, e che avvolgiamo con della pelle, quando possiamo, naturale, di montone, oppure con una pelle artificiale che importiamo dall'Italia. L'ideale è la pelle di montone, che a volte riusciamo ad avere dal Kenya, perché abbiamo là dei frati che quando vengono nella valigia ci portano le pelle di montone del Kenya, che hanno un pelo lunghissimo perché in Kenya fa freddo sugli altipiani. Vous allez prendre les prix et tout, vous payez ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas, vous me dites. D'accord? D'accord. Lundi ici. D'accord? Il faut sortir le dossier pour que je puisse prendre en compte tout. Mais lui, il ne doit presque jamais rester sur la chaise. Si reste sur la chaise et il n'y a pas le coussin, il se forme les trous et après on ne pourra plus rien faire. Ok? Il faut bien expliquer. Chef. Allez, du courage. Bonjour. Excusez-moi. Eh maman. On a donné tous les... pour tout. Merci. A vous, madame. Bravo. Bravo. On doit mettre en ligne. Il y a les déjeuners pour tout. Un moment. Un moment. Oh. A vous. Bon appétit. Ouais, que. Oh. Buon appetito! Buon appetito! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 1, 2, 3. Ah, les armes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Les prochains 8, ok? C'est les premiers 8. Les deuxièmes 8 est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! On peut prouver seulement très doucement, madame. Très doucement. Très doucement. Bien ici. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Où elle est? Où est l'enfant? Où est l'enfant? Où est allé? Vous êtes allé tomber, vous êtes tombé, madame. Vous êtes tombé, madame. Ok, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, fantastique, madame. Encore. Vous êtes très beau. Excusez-moi, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Ok? Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow! Oh. C'est plus bon que toi. Vous êtes bien. Merci. À bientôt. À bientôt. Ok, papa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. C'est ça. 7, 8. Ok, encore. 1, 2. Non, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, encore. 1. Non, papa! C'est ça! 1, 2, 3, 4. Papa, doucement! Doucement! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis 5, 6. Ok? 7, 8. Ok? Encore. 1, 2, ah, seulement le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est très heureux. Ah! Comme vous, les mêmes choses, tout ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, Burkina Faso. Woo, 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 woo. Burkina Faso together. Fantastic. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Facile, très facile, ok? Le deuxième 8, ok? On peut prouver encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Encore le deuxième, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fantastique. Tout ensemble, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fantastique, mon ami. Encore tout ensemble, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fantastique! Wow! Ah, il 3, il 3, il 3. Écoute, je suis en train de voir comment organiser les différentes missions de fin d'année. Si je ne me trompe pas, on avait dit qu'on ne tiendrait pas une mission en settembre, n'est-ce pas? Voi siete tutto il gruppo dei dottori belgi, giusto? Sì, sì. E siete qui per fare le operazioni? Per aiutare, sì, 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 certo. Normalmente veniamo una volta all'anno. La malattia a évolué terriblement, maintenant l'enfant souffre trop et la famille a accepté l'amputation. Oh! Oh! Sì, sì. Cosa importante. Oui. Vous êtes une principesse. Grazie a te. Veramente grazie a te. Viaggione, eh? A volte siamo arrivati a 350 bambini e i letti sono 115. Per cui la veranda per fortuna è grande, ma è ancora troppo piccola. Il midollo vertebrale è stato distrutto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, Burkina Faso! A volte mi domando quante migliaia di persone passano in portineria ogni giorno e non è possibile contarle. Una volta ci ho provato, ma è durata solo dalla mattina alle 8 alle 3 del pomeriggio, erano più di 4.000 persone. Perché qui non sono solo pazienti, eccetera, arrivano famiglie, chiunque. L'ospedale è un villaggio, più che un villaggio. Sì. I letti che in origine erano 82, che io ho ridotto di 20 perché non c'erano malati, oggi sono 450 e non basta. Per terra ce n'è dappertutto, sotto gli alberi che aspettano, all'accampamento qui dietro, e c'è gente che muore sotto gli alberi aspettando, per cui l'ospedale è diventato oggi come oggi troppo grande per noi, ma troppo piccolo per loro. La buona reputazione ci soffoca, cioè, si può dire. Bene, però poi diventa un problema. Perché poi uno che guarisce e ritorna al villaggio, ce ne sono 10 che vengono, perché dicono lì possiamo curarci, cioè abbiamo i mezzi o no e avremo le cure, come si vede. Ma com'è nata tutta questa cosa? Cioè, perché bisogna essere un folle per decidere di fare una cosa così, e te lo dico in amicizia dopo che ti ho conosciuto. Cosa vuoi che ti dica? Questa qui è una storia della provvidenza, perché prima di tutto io non dovevo essere frate, perché la mia grande aspirazione era di poter diventare meccanico carrozziere e riparare un famoso camion del tempo della guerra che era a 100 metri da casa mia. Non avevi il sentire cristiano in quel momento così forte, o sì? No, diciamo che la mia famiglia era una famiglia cristiana, di quelle toste, poveri, ma la fede ce l'avevano, la fede dei contadini e dei montanari della Valcamonica a 18 anni, anche perché valevo poco a scuola, perché se valevo a scuola mi avrebbero fatto studiare un po' di più. Lì mi hanno detto, te ne vai a casa oppure ti fai frate. E io frate, te lo dico per l'Africa, e è stata così, cioè lì era frate per servire in Africa. È sempre stato dominante. Quando io sono arrivato qui per la prima volta nel 72, perché prima sono dovuto fermarmi ad Afagnan, perché qui non aveva ancora finito di costruire. Qui io non ho visto una donna con un vestito, portavano le foglie. Tanguiéta aveva sì e no 400 abitanti, per cui diciamo la situazione qui era orribile, e anche quando l'ospedale poi è stato costruito sulla promessa di un dono di allora 80 milioni di lire, tantissimi, che erano molti soldi, 80 milioni che non sono mai arrivati. Però l'ospedale ha cominciato a essere costruito e allora siamo arrivati a fare qualcosa che sembrava enorme qui, e lo era, 82 letti. Si sono ridotti a 62 e poi ci sono state le epidemie che ci hanno obbligato a ingrandire, e le epidemie hanno fatto sì che la gente ha capito che qui si poteva salvare la vita e ha cominciato a frequentare l'ospedale. Bonjour Abdoulaye, comment vas-tu? Écoute, je suis en train de voir comment organiser les différentes missions de fin d'année. Si je ne me trompe pas, on avait dit qu'on ne tiendrait pas une mission en septembre, n'est-ce pas? Oui, donc la mission qui tient, c'est celle de novembre. Tu es d'accord? Est-ce que tu as déjà une cohorte de femmes à présenter ou tu es encore en construction? Tu es gentil comme toujours. Che Dio te garde. Ciao. Quindi loro vengono a novembre. Questi sono quelli che arriveranno del Burkina. Certo. È fondamentale coordinare tutto bene, perché altrimenti si creano frustrazioni. Quindi questi del Burkina vengono a novembre, sì. Questi del Belgio sono adesso qua, giusto? Sì, ma ce ne sono molte altre missioni. Quante sono le missioni? Circa 20-25 all'anno. Che arrivano qua durante tutto l'anno. Wow. E poi tutto il giorno operano? Vabbè, il giorno e anche di notte. Giorno e notte. Per che periodo su per giù? Quanto tempo? A volte 5 giorni, a volte un mese. Dipende. Oui, bonjour Rafiatou, comment vas-tu? Très bien. C'est bon, écoute, je viens de parler avec Abdoulaye. Tu m'excuses si je vais vite, mais je n'ai pas de choix. Alors, je crois qu'on est d'accord que la mission septembre ne tient pas, oui ou non? Oui, on est d'accord pour qu'elle ne se tienne pas. Ok, par contre, ça tient la mission de novembre. Oui, c'est. Et c'est du 18 novembre au 3 décembre. Oui, ça nous convient. Voilà, pour aujourd'hui, je te remercie, tu m'excuses si je suis court, mais tu sais que je suis impoli de nature, donc c'est pas un problème. Je t'embrasse, salut bien Ali. Quindi vengono anche loro, e loro cosa fanno queste, qua? No, fistole. Queste le fistole. Questi qui sono quelli che passano nei villaggi, certo, dicono che si può operare, eccetera, eccetera, reclutano le ammalate, che spesso sono nascoste, isolate, perché è orribile. Vi potrei raccontare il retro di questa cosa, e le preparano e le portano una settimana prima che gli specialisti arrivano. Questi specialisti sono quasi sempre stati dei bianchi, però hanno formato molti africani. Uno di questi formati, a parte che ce n'è che adesso insegnano all'università, ma questo qui è uno che è dal Burkina, che è diventato lui stesso un capo missione, e lo preferiamo a volte a certi specialisti bianchi, e viene lui a operare. Adesso c'è anche un'altra associazione che si introduce, e diciamo queste donne hanno 3-4 volte all'anno la chance di essere operate. Purtroppo non tutte vanno bene al primo colpo, anche perché la vagina, la vescica sono state torturate da un parto di un bambino morto in marcio, che è uscito portandosi via un pezzo di vescica, e la più parte muoiono. E io dico spesso che queste sono le donne più fortunate. Quelle che purtroppo sopravvivono e sono destinate a un calvario, rigettate dal marito, dalla famiglia, nel villaggio devono vivere alla periferia, non possono andare al mercato, non possono andare in chiesa, niente, perché puzzano, e la sola loro compagnia sono le mosche. Merci beaucoup. Donc on va mettre ici. Voi siete tutto il gruppo dei dottori belgi, giusto? Sì, sì. Sì, tutti veniamo di Belgio. E siete qui per fare le operazioni? Per aiutare, sì, 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 certo. Normalmente veniamo una volta all'anno, e diciamo che facciamo un po' di chirurgia maxillofaciale, otorinolaringologia, insomma tutto ciò che si può fare. In quanto tempo state? Siamo qui per una settimana. Una settimana. Una settimana, cioè non possiamo operare tanti, facciamo tanto, può darsi, vediamo in consultazione 100 pazienti, 100 pazienti, o può darsi un po' di più, e poi operiamo, può darsi 25 pazienti una settimana. Però è importante il lavoro vostro qua, perché fate tutte cose che normalmente non si fanno. Ma io devo dire che padre Florent fanno un lavoro fantastico qui. Noi certo veniamo qui per fare solamente un lavoro molto specializzato nella testa e collo, tutte oggi patologie benigne e maligne. A che ora iniziate? Cominciamo oggi alle 9, 8:30, sì, operiamo fino a che finisce. Ma siete qui tutti gratis, giusto? Sì, sì, certo. Tutti gratis. Tutti gratis. Certo. Volontariato puro il vostro. Tutti i medici qui sono appassionati di venire qui a titolo, come si dice, volontario. Sì, sì. Volontario. È un'esperienza unica, insomma, per noi anche. Non è un servizio solamente per la gente qui, per noi anche. Come si dice in italiano, enrichissement. una restituzione. Una restituzione, una restituzione, sì, cuore, sì, che è l'anima della missione. Certo. Ah sì, 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 sì. Fantastico. Parfait, ça marche. On dirait un grand chirurgien. Allora, questa signora ha un gozzo di tiroide, come lo vede qui, e quello che è strano è che questa signora non ha sintomi. È strano quando vede che una cosa così grande, voluminosa nel suo collo. Comunque è stato qui per tanti anni e oggi proviamo a toglierlo. Sì, ma sì. Voi vi occupate di tutta la parte alta? Sì, sì, noi preoccupiamo solamente della testa, faccia, mascello e collo. Tutte insomma le patologie. Buon lavoro. Grazie. E poi 1, 2, 3, ok? 4. Bonjour madame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. Avec le même. Ok. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Pratiquement, il s'agit d'un enfant qui était déjà arrivé ici en avril, oui, auquel on avait proposé, à la famille de cet enfant, on avait proposé l'amputation parce que c'est un cancer qui ne peut que évoluer mal. Malheureusement, la famille l'a pris et l'a porté au traitement indigène. Oui. Et maintenant, ça fait déjà presque 5 mois. La maladie a évolué terriblement. Maintenant, l'enfant souffre trop et la famille a accepté l'amputation. La tumeur est là. Oui. Qui connaît la maladie. C'est une tumeur du tibia qui a bourgeonné et qu'on va voir tout à l'heure au bloc opératoire au moment de l'intervention. La préoccupation est que souvent la maladie d'ici, elle migre et elle arrive au poumon. Et le fait qu'il n'y a rien pour le moment, ça nous encourage à l'opérer, ne fût-ce que pour la soulager de la douleur et pour rendre possible des pansements, des soins. Ça lui donnera au moins un moment de répit. Donc je crois que c'est important que toi, Max, tu l'accompagnes et ça lui servira de pré-anesthésie et de soulagement par la suite. Okay. Du courage. Merci. Bon travail. Merci. On doit aller à les numéro 9. Vous me dites qu'elle est? La Florence m'a dit qu'il doit aller. Oui, l'autre m'a dit que si on prend l'enfant sur le brancard. Oui, oui, mais je viens avec. Oui, je viens avec vous. Ok? Oui, oui, je sais. Parce qu'il va à l'opération. Oui. Oui. On va passer avec elle dès minuit. Comment tu t'appelles, madame? Tu me peux dire comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Achila. Achila. La Florence, dis-moi que tu vas à l'opération. C'est vrai? C'est vrai que tu vas à l'opération, madame? Oui? Non, pas de problème. C'est vrai que tu vas à l'opération. Vous êtes fatigué, madame? Oui. Un peu. Oui. Oui, un peu fatigué. Alors. 3 ballons. Qui? Sont 3. Regardez. Alors. Je prends c'est ça, ok? Je mettre ici, ok? Et regardez bien. Je prends c'est ça, je mettre ici, ici et ici. Pa 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 pa. Hop, oh. C'est ici. Un moment. Regardez très bien, madame. Ok, on met ici, je prends le deuxième doigt, regardez bien, ok, je mets ici, je prends c'est ça, et je fais c'est ça, ok, et puis prendre c'est ça, et je fais c'est ça, 1, 2, 3, oups, waouh, 2, mais ce n'est pas fini, madame. C'est ça, je prends de c'est ça et je mets c'est ça. 3. Ici. 3, madame. Sans 3. Mais ce n'est pas fini. Vous êtes magique. Vous me quoi? Vous êtes magique. Regarde-moi, je prends c'est ça, je mets c'est ça, ok. La main, ok. Il y a un petit balle. Je prends les balles. Tu vois les balles? Ici. Un petit magie. Je mets ici, ok. Je prends. Il y a les balles. Imaginaire. Tu penses qu'il y a les balles, ok? Je mets ici. Je vais mettre ici, et puis 1, 2, 3, 4 balles, madame. Vous vous êtes magique. On peut faire l'applaudir. Oui. Soufflez, madame. Plus fort, madame, vous êtes plus fort. Plus fort, madame. Waouh. Attention. 1, 2, 3, 4. Ouah, ouah, ouah. Oh, 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 oh. Ouais. Viens ici, madame. Viens ici. Il y a ici. Ah, il y a ici. Il y a ici, madame. Il y a ici, madame. Si, il est ici. Ok, on peut prouver. Madame, attention. Attention, madame. Non, on doit fermer, fermer, fermer. Madame, fermer. Ici. Ok, ok. Ah, ah, ah. Un moment, un moment. Un moment. Altez, altez. Oh, oh. Waouh, il est ici, madame. On peut donner à toi. C'est très important pour vous. C'est ça. Et c'est ça. OK? C'est très bon. Je suis ici, hein? Ils sont prêts, madame? Oui. OK, parfait. On a fait beaucoup de jeux de prestige et Renata s'est préparée. Oui. Attention, papa. Viens. Viens, viens. Vous avez froid? Non. Non. Ça va bien. Quand vous dormez, j'allais, ok? Vous êtes prêts? Quand vous dormez, seulement quand vous dormez, ok? Et puis, après l'opération, je viens à trouver, ok? Ok. Avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fantastique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, un moment. Vous avez compris, c'est très difficile. Ok, encore, encore. Tout ensemble. Sur. Viens ici. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wouh! Fantastique! Oui, 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 maman, l'applaudit, l'applaudit. Wow! 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na na na. Nine and 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 nine. Bravi, 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 bravi. Ok.